E brüder von Italien, Italien schwach geworden, den Scipios Helm hat sich auf den Kopf gesetzt. Schließen wir zusammen, wir sind bereit zu sterben, denn Gott von Rom wurde geschafft. Parabam, 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 pam, 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 pam. Schließen wir uns zusammen, wir sind bereit zu sterben, denn wurde von Gott geschaffen. Schließen wir uns zusammen, wir sind bereit zu sterben, denn Sklaven von Rom wurde von Gott geschaffen. Schließen wir uns zusammen, wir sind bereit zu sterben. Schließen wir uns zusammen, Italien ruft. Schließen wir uns zusammen, wir sind bereit zu sterben. Wir sind bereit zu sterben, Italien ruft. Dall'introduzione si capisce bene, Italia, un campo di concentramento a cielo aperto. Come i nazisti effettuavano nel periodo della guerra gli esperimenti all'interno di Auschwitz, all'interno dei campi di concentramento e di deportazione su cavie umane, ci sono delle persone che comandano e gestiscono i sistemi e le tecnologie satellitari in Italia chiamate alte tecnologie a manipolazione neurale e cerebrale attraverso i sistemi del controllo della mente a distanza MK Ultra. Le persone che vengono sottoposte a torture e lavaggi del cervello con questi sistemi in realtà stanno effettuando una mappatura cerebrale relativa alle frequenze della personalità e le frequenze dell'irascibilità e le frequenze della rabbia per cercare di bloccare le frequenze e le deduzioni e il ragionamento attraverso il controllo della telepatia indotta artificialmente cerebrale e attraverso i blocchi di memoria temporanea. Per quale motivo? Loro effettuano torture in continuazione, manipolazioni in continuazione, esperimenti in continuazione attraverso il controllo della mente a distanza. Facendo questo giochetto, bloccano una parte del cervello. Questa parte del cervello viene bloccata per far sì che le persone non hanno scatti di ira improvvisa, ma che si tengono sotto la soglia della pazzia e sotto la soglia dell'esaurimento nervoso totale attraverso un blocco artificiale cerebrale. Da quello che ho studiato io in 13 anni di cavia umana, e voglio ricordare, io ho incominciato ad avere gravissime patologie fisiche e psicologiche dopo un fermo dei carabinieri avvenuto il 10 febbraio del 2001. L'11 febbraio del 2001, durante la notte, avevo ustioni negli occhi, nel cervello, nella testa, con gravissime scariche elettriche nei centri nervosi del cervello. Il 12 febbraio del 2001 avevo gravissime patologie fisiche e psicologiche dovute a un collegamento neurale che stava immettendo dal satellite che sta a nord all'interno dei miei centri nervosi del cervello. Per effettuare e continuare gli esperimenti per la manipolazione e per il controllo cerebrale a distanza attraverso il sistema sperimentale MK Ultra Italia, che ad oggi viene collaudato in larga scala sul campo di concentramento a cielo aperto chiamato Italia. Infatti dovrebbero cambiare sulle dogane, sugli aeroporti e sui porti una frequenza di allucinazione visiva deduzionale oppure un messaggio subliminare indotto
tutto, benvenuti ad Auschwitz, Italia. Però deve essere indotto deduzionale ad allucinazione visiva, che in realtà non c'è scritto nulla che possa riportare ai ricordi degli esperimenti ai campi di concentramento ad Auschwitz, ma deve avere un significato di deduzione, perché nella nazione italiana ci sono persone in divisa, persone in borghese, persone che operano nella nazione per dare la pace nel mondo, ma invece i potenti che costruiscono armi in Italia, armamenti tecnologici in Italia, sperimentatori ufficiali medici in Italia, attestano e collaudano le tecnologie per la manipolazione di massa sul campo di concentramento a cielo aperto chiamato Italia. Dopo tutti questi anni sono arrivato a una conclusione e a una ricerca continua anche attraverso riunioni effettuate con altre cavie vittime del controllo cerebrale a distanza. Ci sono tre sistemi di programmi satellitari. Questi tre sistemi di programma satellitari effettuano questi tipi di manipolazione cerebrale. Un programma tortura le persone e le costringe attraverso la manipolazione indotta ad allucinazioni visive, a gravissimi disturbi, effetti collaterali, patologie fisiche e psicologiche, allucinazioni visive, allucinazioni deduzionali, a fargli credere che parenti, persone che stanno vicino casa, che persone che incontrano per strada, sanno tutto di loro e che loro vengono, gli viene sputtanato da tutte le parti, tutto quello che fanno, tutte le cose che pensano, ma in realtà non è così, sono allucinazioni deduzionali, allucinazioni audio, allucinazioni video che vengono immesse nel vostro cervello attraverso le patologie che prendono all'interno degli ospedali, all'interno dei posti dove ci sono malati che hanno patologie vere relative a questi disturbi. Il secondo sistema satellitare, il secondo programma, serve per attenuare tutte le frequenze della rabbia, dell'odio e dell'irascibilità e della pazzia, e vedono le frequenze dell'ira cerebrale relativo ai parametri del blocco e del contenimento dell'aumento delle frequenze del nostro cambio di personalità, che potrebbe aumentare rabbia, odio, patologie derivanti a schizofrenie o patologie derivanti a gravissime manipolazioni fisiche e psicologiche dovute al sistema. Il terzo sistema, il terzo parametro di programma, serve per attenuare tutte le frequenze. Loro che cosa fanno? Bloccano il programma di tortura e bloccano il programma della manipolazione cerebrale e dei sistemi di sperimentazione, e rimane il programma dei blocchi delle frequenze fisiche e psicologiche, e caschiamo in una sorta di narcolessia, ipnosi indotta e blocchi della memoria permanenti e blocchi deduzionali permanenti. Poi rilevano il blocco e rimettono le torture, le gravissime patologie, le frequenze sperimentali del primo sistema e del secondo sistema. Quando noi cominciamo ad avere dei fortissimi attacchi di panico, dei fortissimi attacchi di blocchi cerebrali, dei fortissimi attacchi di ira, dei fortissimi attacchi di nervosismo, sia contro i nostri parenti, contro i nostri amici o contro le altre persone, la maggior parte delle volte ci isoliamo, siamo da soli, andiamo in posti
al chiuso soli, andiamo in veleggiatura da soli, andiamo a fare qualunque tipo di attività da soli. Poi loro che cosa fanno? Rilevano le frequenze della tortura, rilevano le frequenze dell'esperimentazione, della manipolazione cerebrale, la manipolazione fisiologica, la manipolazione motoria, e rimettono il sistema di blocco totale. E noi stiamo come bene, siamo felici, come se non è successo niente, come se praticamente non hanno fatto niente sul nostro corpo. Ricordatevi che quando non sentite più la telepatia artificiale, quando non sentite più le torture sul corpo, quando non avete più disturbi, non è che vi hanno tolto il sistema d'addosso. Hanno trovato le vostre frequenze fisiologiche, hanno finito di fare la mappatura vostra cerebrale e vi stanno rimettendo le vostre frequenze manipolate nel vostro cervello. E voi pensate che non avete niente addosso, perché non sentite più niente della sperimentazione che è stata mappata, è stata clonata e è stata rimessa nel vostro cervello e nel vostro corpo. E voi non avete più dolori, non sentite più la telepatia artificiale, non avete più allucinazioni, non avete più disturbi, perché in realtà voi siete diventati dei zombie nel campo di concentramento a cielo aperto chiamato Italia. State vedendo questa fotografia? Questi sono i sistemi di laboratorio e come ci effettuano le analisi in terapia intensiva attraverso scansioni cerebrali, no con l'apparecchietto o col microchip. La console che ho disegnato potrebbe essere l'interfaccia per gli attacchi e per le manipolazioni e per le sperimentazioni che vengono fatte sul nostro corpo, perché creano, da quello che ho capito e da come ho studiato i giochi e come vengono creati i giochi, loro trovano e puntano e cercano di collegarsi nei centri nervosi del corpo, spalle, corpo, cuore, polmoni, gambe, testicoli, reni, bacino, stomaco, midollo spinale, mani, gomiti, occhi, orecchie, ipotalamo, i piedi, ginocchia, gambe. Per quale motivo? Perché così possono alzare la frequenza del puntamento 1 attraverso la trigonometria GPS che è attraverso il quarto satellite, che è quello che ci manda sul nostro corpo le frequenze delle patologie artificiali indotte attraverso il satellite, degli esperimenti che vengono effettuati in vasta scala sul campo di concentramento chiamato Auschwitz. Parecchie persone in Italia hanno dei gravissimi disturbi, ma non associano o non gli fanno associare che i disturbi che hanno provengono dalle simulazioni o dalle malattie artificiali create attraverso frequenze indotte nel nostro cervello e sul nostro corpo. Tanti hanno appannamento della vista, appannamento della cornea, gravi disturbi fisici e psicologici, gravi disturbi neurali, gravi disturbi di perdita della memoria, gravi disturbi dolorifici, di dolore su tutto il corpo. Il satellite è in grado, come si vede sulla fotografia, il satellite può creare un puntamento geostazionario e creare delle patologie di massa in un luogo ben prestabilito. Tanto il campo di concentramento a cielo aperto chiamato Italia è quello che purtroppo hanno fatto diventare questa nazione. I potenti, i ricchi e chi opera con queste sperimentazioni e con l'Audi su cavie umane
purtroppo ha creato un sistema parallelo che doveva essere utilizzato per la sicurezza, ma invece l'ha utilizzato per creare sperimentazioni su cavie umane. Un saluto a tutti.